È stato inaugurato il percorso 100 passi sulla legalità. Volevamo chiederle quali sono gli obiettivi che questo percorso si prefissa, di perseguire e qual è il messaggio che vuole inviare. Inoltre, volevamo anche sapere come, perché la sensibilizzazione verso la legalità è sempre ad oggi importante e perché deve cominciare soprattutto dalla scuola. Allora, la risposta è, diciamo, dalla testimonianza. La risposta è una testimonianza. Il progetto che oggi abbiamo appena inaugurato ha un significato importantissimo e aver voluto in questi 100 passi tracciare delle pietre d'inciampo, ognuna delle quali porta il nome di una vittima della mafia, uomini e donne, serve proprio a stigmatizzare, a sottolineare il valore della memoria e il valore delle testimonianze che queste persone devono lasciare in periture. Il fatto che questo progetto sia stato portato avanti dagli studenti e dalle studentesse è di particolare rilievo e sottolinea quanto, appunto, dal punto di vista della formazione alla legalità, questa deve essere improntata sin dalle fasce scolastiche, dalle scuole medie inferiori e a livello dell'istruzione universitaria. Questa iniziativa dimostra che i giovani devono essere i primi portatori di questa testimonianza. Quindi ringrazio ancora le studentesse e gli studenti che hanno portato avanti il progetto. Grazie mille. A voi.